L'energia al 50%. Devi ancora attivare il secondo terminale di controllo per distruggere il nido. Ok, Vega. Però come se me lo dici con quella sexy voice. Sono in grado di aprire la porta per il secondo terminale. Dovrei trovare un'altra strada. Ok, è aperta qui. Ok, ok, ho capito, ho capito. 1, 2, 3. E poi faccio così. Allora, qui abbiamo l'automappa. Chiedetevi cosa possono fare loro per noi. Chiedetevi cosa potete fare voi per noi. Santo cielo, è enorme questa mappa. È veramente enorme. Mi sto perdendo, ragazzi. Non fuggite dai nostri ospiti diversamente volontari. Ospitate i nostri nuovi amici con dovuta accoglienza. Quello per esempio come... Ah, dall'altro lato. Ok. Aia. Mamma mia, sto coso è proprio un bulldozer. No, prima di qua. Uffa, che palle che sono sempre chiuse queste porte. Vabbè, ho capito, devo prima sbloccare qua e poi devo andare lì. Ecco. Allora, modifica torretta mobile o scudo energetico? Era uno scudo allora. Per attivare uno scudo energetico che assorbe i danni in arrivo per un breve periodo. Torretta mobile. Subito. Devo fare male, devo farlo in fretta. Ha 4 bocche da fuoco. Interessante. Allora, abbiamo 7 punti Praetor. Quindi io direi, aspetta, di prendere qualcos'altro. Allora, granata frammentata. Ambiente che cos'è? La tua antiradiazione subisce meno danni alla mimma tossica. Immune ai danni provocati dall'esplosione dei barili. I barili che hanno esplodi si rigenerano dopo un breve periodo. Esplorazione. Rivela le posizioni di tutti gli oggetti di avanzamento sull'automappa. Oh. Fare antinebbia più grandi. No, no. Rivela tutti gli oggetti di avanzamento del dossier, non mi interessa. Richiede meno tempo prima di poter essere sparata di nuovo, mentre invece quella da 5 si attiva 2 volte prima di doversi ricaricare. Facciamo così. La granata mette una seconda esplosione. Uno. E due. E poi vediamo un po' se possiamo potenziare qualcosa. Oh sì. Questa mi serve. Ok. Perché con un punto non credo di poter sbloccare niente. Comunque, qui sotto non c'è più niente, giusto? Perché qua sta porta non si apre. Non so perché. Però sembra che ci si possa andare. Forse si aprirà dopo, quando avrò sbloccato il generatore. Ma dove cacchio sono finito? Oh no. Dov'è il totem? Ah.
Dov'è il totem? Dov'è il totem? Mannaggia! Che cattiveria è questa? Qui dietro niente, eh? E invece no, si sale lì. Perché mi fanno ste cattiverie che non posso controllare le zone? Dov'è il totem? Mannaggia a me, che non lo vedo. Vabbè, devo scendere lì dentro, se hai capito. Speriamo che si possa risalire. Oh no, sono caduto. Permesso, 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 permesso. Non fate caso alla mia presenza. Eh sì, perché non sembra avere una via d'uscita sta cosa. Oh mamma mia. Ma che cazzo? Mo ho cap... ma lì sembra che ci si possa scendere, scusate, eh. Ah, ecco, così. Mamma mia. Allora. Ma comunque qua... ah, eccolo. Oh. Facciamoci un giro, venite. Dov'è, dov'è, dov'è? Eccola qua. Beh? Va bene, va bene. Ok. È finita? Non sembra esserci più anima viva. Però detesto sti totem, ve lo posso dire. Una cosa che detesto. Perché non mi permette di avere un buon controllo dell'area. Perché la prima cosa che pensi, oh mio Dio, dov'è il totem? Allora, abbiamo capito. Bisogna scendere e poi fare un doppio salto qui. Poi risalire qua, che siamo più in alto. E adesso da qui dovremmo probabilmente... no. Che si può fare qui? Ma scusa, eh. Ok, sembra che... ok, mi porta qua la sala. Ok, ok, mamma mia però, eh. Oh. Interessante. Oh, grazie. Io ancora sto pensando a quel cancello. Aia. Ma come faccio a farmi male se ero sulla terraferma? Vabbè. Ora, qui. E dietro? Niente qua? Ah, era lì che dovevo andare, non qua. Che qui si scende, non si sale. Evidentemente devo fare il giro e... sì, devo fare il giro. Ok. Siamo a posto. Sali, sali, sali. Oh, la batteria. Compite oggi un sacrificio di sangue per un domani migliore.
Nemmeno le commento ste cose. Sembra la pubblicità, non lo so, di qualcosa. Un'altra runa. Vabbè, stavolta direi di... vediamo, quale può essere utile? Questa pure potrebbe essere utile. Boh, voglio provare quella lì a Max Payne, va? Proviamo questa. Crono attacco. Però la devi equipaggiare. Ok. Magari la equipaggiamo nel prossimo livello. La proviamo lì. No. Un pinky. Ma non rompete le scatole. Maledetti. Aia. No, devo fare prima fuori tutti e poi penso al pinky. Aia. Devo mandarlo in glory kill senza ucciderlo. Aia. È un problema, Dai però. E vai in glory kill. Ok. Fatto. Oh. Te puoi anche andare a quel paese. Le sfide sono finite. Accidenti. Ho rischiato veramente tanto qui, Allora. Qua sembra che ci sia qualcosa di utile. Allora. La chiave blu è qui. Però aspettate. Ecco, vedete? C'è una leva qua. Oddio, e mo dove è aperto? Sopra? Ah, qui. Non c'è niente qui? Strano. Molto strano. Ah, vedi? C'è un'armatura. Mi sembrava troppo strana sta cosa. Allora, vabbè, ricarichiamo la tuta e usciamocene da lì. Ora i pinky finalmente posso ammazzarli come mi pare, perché ho finito quella dannata sfida. Allora, piano piano. Ho raggiunto un checkpoint. E dove sono adesso? Cosa sono tutte queste porte? Oh mamma mia. Aspettate, Oh. Ok, questo l'ho capito. Poi. Qui? Là non c'è. Oddio, ci potrebbe essere un segreto qui sotto? E sopra invece? E sopra lì? Vedete? Vedete che maledetti? Che nascondono le cose così? Ok. Ok, piano piano. Ah, non è un segreto. È un coso che ti riporta indietro. Allora abbiamo preso tutto. Abbiamo preso tutto in sta zona. Possiamo anche proseguire. Tranquilli. No, no, no. Ok. Stavo lasciando senza... Ma... Afferra però, per favore. Non farmi ste cose. Allora adesso devo fare così. Lasciarmi cadere e poi doppio dash. Ok. Ok. Segreto? Ah no, la chiave.
Oh, abbiamo preso anche l'ultima chiave. Dove siamo qui? Ma adesso stiamo tornando indietro. Ok. E adesso sappiamo anche come prendere quella chiave, suppongo. Sì, sappiamo anche come prendere la chiave dello Slayer. Ah. Dove siamo? Qui? Oh, c'è qualcosa sotto? Oh. Eh no, cavolo, però. Ogni volta che mi sembra di aver fatto un passo avanti, ne faccio due indietro. Oh. Ci sono i nostri amici tentacolini. Non ho idea se contino per... Ok. Niente. Ah, ecco. Ma dai. Quella cosa lì, come la prendo adesso? Sopra non mi pare che ci fosse un qualcosa che... Vabbè, mi sa che l'ho persa quella cosa lì, eh. E uno. Che... Ah, hai capito dove siamo? Bello. Però per ritornare lì adesso che caspita devo fare? Devo fare tutto un giro. Ma guarda, era chiuso comunque. Non si poteva. Ok. Qui invece. Ah, ok. E si apre qua. Wolf the Drew, Wondering About My Loved Ones. La canzone del menu dovrebbe essere quella. Poi questo ci fa salire qua e ci fa prendere la chiave che ci serve. Sì. Ci fa andare anche andare a prendere la... Ok, qui si scende. Ah, ok, perfetto, perfetto. È tutta una via dritta. Oh, ma salve. Arrivederci. Non c'è niente, vero, qua? Ok, abbiamo preso la chiave del cancello Slayer. E anche la batteria delle sentinelle. Oh. Altri? Mi servono colpi? Mi servono colpi. Ok. Ok, no. Ma solo Arachnotron ci sono, ma possibile? Non ce n'è uno piccolo. Eccolo là. Imp? No, Imp, per favore, vieni qui. Allora. No. È uno.
Aia. No. No, 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 no. Questi possono servire per recuperare le munizioni. Mi serve beccare le antennine degli arachnotron con il colpo del lanciagranate. E due. Allora. E tre. Ok. Nessuno più. Nessuno più? Ok. Fermi tutti, dobbiamo andare a fare il cancello Slayer e poi pensiamo a... Ok, bevo un secondo, rieccoci tornati e wow, cancello Slayer. Andiamo. Wow. Pensavo fosse in Glory Kill, mannaggia. Quello è in Glory Kill. Carcassa del cacchio. Dove sta? Ah, ce ne sono due. E una. Non la sopporto la carcassa, ragazzi. Che fastidio che è. Credo che il gioco l'abbia capito che non mi piacciono e me ne sta facendo spawnare 2000. Aia. Calmi, eh. Ma dai, non sono morti nemmeno col pugno di sangue. Ciao, volevo provare una cosa su di te, eh. Sì, è la sua arma. È la sua arma. Però cavolo, farlo comparire dopo, almeno quando ce l'ho. Invece no, mi doveva andare fastidio prima. No, 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 no. Allora. E poi... No. Ok, così va molto meglio. Oh santo cielo però, sto cancello Slayer è bello tosto. Oh no. Oh no. Un nemico piccolo mi serve. Ok. Mamma mia. Ah, ho usato la bomba per scapparmene, bellissimo.
Ai, accidenti. No. È vero, il pugno di sangue. Chi è? Ah. Superato. Ok. Anche la chiave Empiria abbiamo acquisito. Manca adesso un'unica cosa. E raga, nessuno me lo toglie dalla testa che c'è qualcosa. Dov'era? È lì. È l'ultima cosa che mi manca? Sì, è l'ultima cosa che mi manca, quella cosa lì. Accidenti. E quindi come faccio? Ok, mostra viaggio rapido. Dove posso andare? Area superiore, area inferiore. Ok, rieccoci tornati. Ragazzi, siamo nella zona industriale del piano di sopra e non mi ero reso conto che c'era una cosa da... Ci dobbiamo aggrappare lì sopra. Maledizione! Ma perché? Questo è un segreto veramente bello, bello stronzo, eh. Doom 2, main team. Che significa main team? Running from evil? Boh, vabbè, comunque adesso utilizziamo il viaggio rapido per l'area superiore e torniamo al canale vermiglio. Eccoci qua. Dovremmo avere tutto adesso, eh? Dovremmo avere tutto. Sì, sì. A saperlo, utilizzavo il viaggio rapido dall'inizio, avete ragione. Sono scemo io, non vi preoccupate, eh? Mettiamo le chiavi al suo posto. Ti darà accesso al terminale di controllo. Devo andare qua? Devo andare qua. Wow. Bello, bello. Dove stiamo andando? Tanto per renderci conto. Vi rendete conto di quanto era grande sta mappa? Io non lo so se riesco a darvi l'impressione. Io m'ero perso completamente, eh. Il generatore ha piena potenza. Usa la console principale per distruggere il cuore. E suppongo mettere fine anche a questo livello. Com'è che mi segna? Oh oh. Allerta, generatore sovraccarico. Ripeto, generatore sovraccarico. Devo scappare. Recarsi all'uscita d'emergenza. Ok, come ci arrivo lì?
questa è la prima volta in un Doom che dobbiamo scappare. Ah, ecco che serviva sta porta. Che soddisfazione vedere tutto completato. Perfetto. Preso tutto. Ok. Andiamo a vedere adesso se torniamo alla fortezza del destino. Sì. La posizione dell'ultimo sacerdote è ignota. La consunzione demoniaca della terra si fermerà quando lui e il suo guardiano verranno distrutti. Ci servirà assistenza per trovare l'ultimo sacerdote infernale. Il dottor Hayden sarebbe d'aiuto nella nostra ricerca. Calibrerò il portale sulla stazione dell'Ark. Il dottor Hayden? Samuel Hayden? No, aspetta, prima che... Questa è la rete della resistenza. Con un incredibile colpo di scena, il super nido di sangue è stato distrutto. I rapporti del personale Ark sul campo indicano che c'è stato un incredibile calo nell'attività demoniaca in tutto il mondo. Molti ritengono che sia la prova che il Doomslayer in persona si sia unito allo sforzo della resistenza e abbia eliminato con successo le figure chiave nei ranghi dei diversamente mortali. Gli agenti che lavorano all'interno dell'organizzazione dei seguaci degli UAC sostengono che il leader della loro divisione, il sacerdote Dea Granach, è stato rimosso dal suo compito dallo Slayer in persona. Visto che le figure chiave tra i diversamente mortali continuano a cadere, stiamo assistendo a un calo della minaccia demoniaca su tutti i fronti. Questo ha dato alla resistenza un vantaggio fondamentale nella guerra per la Terra. L'UAC continua a negare di essere a conoscenza della sua esistenza. Come membri sopravvissuti della rete dell'Ark, in questa stazione si ritiene che tali rapporti siano affidabili. Crediamo che lo Slayer si sia unito alla battaglia contro i demoni. Per chiunque stia ascoltando questa trasmissione, sappiate che c'è speranza. E lui è con noi. Ok. Beh, prima di proseguire, andiamo a vedere cosa possiamo sbloccare, no? Quante batterie abbiamo? 5 batterie. Ah, già che dobbiamo mettere pure queste cose qui dentro. Ma... no, non era qui. Dov'era il coso della Maker? Il coso della Maker dov'era? Era giù? Allora, la tuta l'abbiamo presa. Sì, il coso della Maker era qui. Tre di sei, perfetto, perché me ne ero dimenticata di usare una. Ma comunque. Si sta per sbloccare, ragazzi. Allora. Vediamo un po'. Allora abbiamo qui 4 punti. La granata frammentazione, 4 punti, che fa? Ogni demone ucciso dalla granata genera bombe di dispersione. Bellissimo. Ok. E adesso che prendiamo, perché... qui non ne ho idea adesso di che prendere, perché francamente sono contento di come le armi sono venute. A tranne che una cosa, questa, dove devo migliorare questa. E...
Questa è aperta. Magari prendiamo un cristallo sotto. Sì. Un altro cristallo qua. Homemaker. Non so a cosa serva quel trofeo, ma comunque. Allora, il getto infuocato ci mette di meno a ricaricarsi. Finché la tua salute è al massimo, tutti i rifornimenti di salute ricontribuiscono. Contribuiscono. No. Io preferisco aumentare qua. Ne abbiamo 5. Quindi vado a prendere anche. Vediamo un po'. Cosa possiamo prendere? La modifica? No, perché tanto ne troveremo un'altra. Main team. Vediamo un po' qual è. Ah, ma il main team di Doom 3, avevo letto male. Allora. Vabbè, dai. Liberiamo prima tutto un'ala e poi. Volevo provarla in effetti questa. Bello. Bello che ci sia anche Doom 3. Allora. No, non credo sia canonico con tutto questo, Doom 3, perché sarebbe poi troppo un casino. Però. Allora, ragazzi, direi di fare una cosa. Una cosa molto importante. Come ho già detto nel precedente video, io vorrei adesso rivisitare da solo, non vi preoccupate, vi faccio magari un montaggio, i livelli precedenti, dove mi manca qualcosa, li finisco prendendo tutto e poi proseguiamo. Ed è un punto armatura Predator, per esempio, lì mi manca. Qui invece mi manca un giocattolo. E su Exultia mi manca un portale della corruzione demoniaca. Quindi, ora io non so come se salverà qui, ma spero di sì. Ma nel caso, comunque, ci vediamo direttamente nel prossimo episodio, le cose che ho mancato, e poi andremo verso il prossimo livello. Alla prossima.